intervistato i protagonisti della poesia del cuore. I vostri figli non sono vostri, sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. E questa è una parte, una prima parte di una delle poesie che reciteremo alla manifestazione La poesia del cuore, che vedrà me e il maestro Cesare Marinacci impegnati in questa serata di beneficenza, in cui uniremo musica e poesia con l'intento benefico di raccogliere dei fondi destinati all'acquisto di defibrillatori, importanti macchinari sanitari da donare. Chiaramente l'appassionato di poesia sarà il benvenuto. Noi apriremo i nostri cuori, così come chiederemo a tutti gli altri di fare, proprio perché lo scopo riteniamo sia piuttosto nobile. Cesare Marinacci è un musicista, compositore. Ecco, che cosa proporrai al pubblico di quell'evento? Noi in realtà abbiamo cominciato con un progetto pilota, appunto, di musica e poesia. Ci siamo accorti anche di avere un riscontro favorevole, perché abbiamo già proposto in alcune serate questo, diciamo, progetto, e abbiamo deciso di inserirlo in questa manifestazione. Quindi si svolgerà con musica e poesia di grandi autori classici per quanto riguarda il pianoforte, Chopin, Rachmaninov, e anche diciamo colonne sonore come Ennio Morricone, che serviranno appunto a dare una maggiore luce, una maggiore veste ai versi recitati da Nicola Masotti. Abbiamo avuto importanti patrocini, tra l'altro, quindi un grande riscontro che non ci aspettavamo neanche, a parte l'Accademia Bonifaciana, ma appunto gli enti come la Prefettura, il Comune, la Provincia, gli Ordini Cavallereschi di San Giorgio e del Santo Sepolcro, la Radio Vaticana, che tra l'altro trasmetterà la registrazione poi in seguito della manifestazione, e in ultimo. La tua gioia è il tuo dolore senza maschera, e il pozzo da cui scaturisce il tuo riso è stato di sovente colmo di lacrime. Come può essere altrimenti? Quanto più a fondo ti scava il dolore, tanta più gioia potrai contenere. La coppa che contiene il vino non è forse la stessa bruciata nel forno del vasaio? E il liuto che rasserena lo spirito non è forse lo stesso legno scavato dal coltello? Quando sei felice, guarda nel fondo del tuo cuore e scoprirai che è proprio ciò che ti ha dato dolore a darti ora gioia. Quando sei triste, guarda ancora nel tuo cuore e saprai di piangere per ciò che ieri è stato il tuo godimento. Alcuni dicono: la gioia è più grande del dolore. Altri dicono: no, è più grande il dolore. Ma io dico che sono inseparabili. Giungono insieme, e se l'una siede con te alla tua mensa, ricorda che l'altro è addormentato nel tuo letto. In verità, sei bilancia che oscilla tra dolore e gioia. Soltanto quando sei vuoto, sei equilibrato e saldo. Come quando il tesoriere ti solleva per pesare oro e argento, così la tua gioia e il tuo dolore dovranno sollevarsi oppure ricadere.